bello, non sapete com'è bello tornare bambini in mezzo a tutte queste luci natalizie e non solo. In realtà non vi dico dove sono, potreste anche scoprirlo andando su Google Maps, scusate, a cercare insomma qual è questa postazione. Vi dico solo che è vicino a un posto dove si beve molto bene, non facciamo troppa pubblicità, ma cercate un posto di un birrificio importante che ha un po' di sedi in giro nella provincia di Cuneo. Io sicuramente sono in una zona in cui diciamo così la valorizzazione del territorio è importantissima, tant'è che siamo andati a festeggiare proprio questo, farci gli auguri di fine anno. Ma gli auguri non si fanno solo con chi si collabora, ma in realtà si fanno anche chi come voi ormai da anni mi segue e effettivamente dà un tocco in più, diciamo così, nei miei martedì mattina. Ma io vi ho portato qui perché le luci normalmente e questo pacco gigante fanno sì che ci sia un dono sotto l'albero, in questo caso nella piazza, perché io ve l'avevo promesso e allora lei l'ho portata qui, sì, per farvi fare un saluto e per darvi appuntamento dopo il 6 gennaio, il primo martedì disponibile, perché lei è impegnata, è così, e quindi devo prenderla quando c'è. Siete curiosi? Rimanete qui e lo scoprirete. Jack, Simo, che dici? Va bene, siamo? Ottimo, siamo sotto il fiocchettone. Wow. Allora, intanto con queste lucine ormai siamo a Natale, quasi a Natale. Questo è naturalmente per farvi gli auguri di un sereno Natale, di un buon fine anno, un inizio anno. Ma chi? A voi che come sempre mi seguite sul canale YouTube. Naturalmente in radio c'è anche lei, c'è Cristina. Cristina, tu lo sai che loro mi hanno chiesto, ma quando è che parteciperà la tua collega? Ma, grazie, ma certo, la volete? Brandizzata TRS, con molto piacere presente anche sul canale tuo di Simo, bellissimo. Allora, auguri. Intanto noi vi facciamo gli auguri, ma Cristina sarà con me il martedì dopo le festività del primo dell'anno, quindi dopo l'Epifania, il primo martedì libero. Cristina sarà con noi alle 9:30 puntuali. Accetto l'invito. Noi siamo curiosi di sapere cosa avranno ricevuto sotto l'albero, vero? Sì, assolutamente, che bello. Faremo una sorta di ancora Natale dopo il Natale per scoprire i doni. Certo, noi naturalmente brinderemo in studio, poi brinderete a casa, noi lo faremo con del vino ottimo perché insomma le nostre zone ci regalano degli ottimi vini, ma sappiate che nel caso voleste farci qualche regalo, beh, noi non vi diciamo. No, 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 guardate, vi baciamo prima. Andiamo a dare un bel bacio, sì, dai, ai nostri, insomma, a chi è collegato con noi. Vi diamo un bel bacio in cambio, aspettiamo magari i vostri regali. E buone voilà, feste. Buone feste a tutti. Vi aspettiamo, e io vi aspetto come sempre sul mio canale. Ciao! Ciao! E allora, auguri! Aspetta un attimo, c'è qualcosa che non va. Cioè, ma tu sei veramente scrausa, veniamo in un birrificio e tu chiedi del vino? Sì, io la birra... Sei celiaca? No! Ma che celiaca! Ma perché dove siamo? Siamo nella casa della birra, dove siamo? Certo, diciamo. Dove siamo? A Open Baden di Cuneo, quindi c'è una vasta scelta di birre per tutti i gusti, anche per chi beve il vino. Anche per chi beve il vino lo accettano lo stesso, però se bevete birra è meglio. Allora, da Simona... Cristina... Daniel... A parte Open Bar in Cuneo, auguriamo buone feste a tutti. Buon Natale, buon Natale. Ciao.